Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di infiammazione. È una parola un po' molto utilizzata ultimamente e sta assumendo in qualche modo un ruolo centrale, e per fortuna, perché si sta scoprendo una sempre maggiore importanza di questo fenomeno alla base di tantissime problematiche che abbiamo. Ora, sicuramente ogni addetto ai lavori ha questa specie di deformazione professionale nel centralizzare quello che è oggetto dei suoi studi, come alla base, identificarlo alla base di qualsiasi male che succede, pure se in questo momento sta nevicando, quindi probabilmente è dovuto all'infiammazione. Però nel caso dell'infiammazione è vero, perché stiamo scoprendo sempre di più come sia alla base di tantissime problematiche e di quasi tutte quelle che sono le malattie cronico-degenerative che affliggono in qualche modo e che sono caratteristiche della nostra epoca contemporanea. Quindi cercheremo di capire in questo video innanzitutto che cos'è questa infiammazione, perché è così importante, perché è così dannosa, e in seconda battuta andremo a vedere come potervi intervenire, come poter far fronte a questa problematica con interventi alimentari, interventi di stile di vita e interventi per l'appunto integrativi. Che cos'è quindi questa infiammazione? Beh, generalmente è un processo di difesa aspecifico del nostro corpo, ossia un processo di difesa che interviene quando c'è bisogno di difendere. Quindi abbiamo un caso di un'infezione batterica, o abbiamo caso di un danno tissutale, quindi un danno ad un determinato tessuto, quindi per esempio anche il caso in cui ci alleniamo o quando prendiamo una storta, insomma tantissime casistiche. In questo caso il nostro corpo risponde con cosa? Con una cascata infiammatoria, quindi l'attivazione di diverse molecole, diverse citochine pro-infiammatorie. Ora dunque, distinguiamo cinque diversi stadi dell'infiammazione, che sono il calor, il rubor, il tumor, il dolor e la funzio lesa. Quindi, banalmente, il calore, un primo stadio di calore, poi successivamente un arrossamento della zona. Immaginate sempre quando vi storcete la caviglia, prima sentite caldo, la zona inizia a diventare arrossata. Poi il tumor, quindi una tumefazione della zona, ossia una situazione edematosa, quindi un edema che si crea, un'infiltrazione d'acqua in generale, un dolore, quindi il dolor, e infine la funzio lesa, quindi un indebolimento della zona, del tessuto che stiamo utilizzando, quindi la caviglia banalmente non la vado a riappoggiare, mi fa male, è gonfia come una papagna, fa caldo, in generale sento caldo, fa calore ed è arrossata. Ok, questo è il nostro stadio infiammatorio. Cosa succede? Che questa situazione edematosa va a portare un'infiltrazione leucocitaria, quindi banalmente ci sono un sacco di molecole proinfiammatorie che si attivano, arrivano i globuli bianchi per iniziare a riparare alla problematica, a loro volta attivano i processi infiammatori e attivano quello che viene definito in inglese l'oxidative burst, quindi un'esplosione, una cascata di ROS, quindi di specie reattive dell'ossigeno, di radicali liberi, di input pro-ossidanti. Quindi abbiamo una situazione di forte risposta del nostro corpo per andare a combattere la problematica in generale. Poi sicuramente ci saranno dei danni ai tessuti coinvolti, però quelli ci possiamo pensare tranquillamente dopo. Adesso dobbiamo far fronte a quella che è la problematica, che può essere una problematica di origine batterica o diverse problematiche, come detto, un processo di difesa specifico. Questo che abbiamo descritto e che tutti quanti bene o male conosciamo, ne abbiamo avuto, ahimè, esperienza, proprio perché a specifico bene o male una volta nella vita c'è successo, è quella che noi definiamo una infiammazione clinica. Quindi un processo che noi possiamo vedere, che possiamo toccare, ce ne accorgiamo, ok? Ed è un qualcosa che possiamo anche rivedere molto facilmente da un panel di analisi ematochimiche. Quindi vado a fare le analisi del sangue e per esempio ho un marker molto diretto che è la PCR, la proteina C-reattiva, o ho delle proteine cosiddette di fase acuta, come può essere la ferritina, che sono proteine che si attivano, che si elevano nel momento in cui c'è una situazione di infiammazione, però per l'appunto clinica. Quando parliamo invece di infiammazione nel nostro campo, in questo video nello specifico, stiamo parlando di un altro tipo di infiammazione, ossia ci sono dei casi in cui qualcosa non va e questa infiammazione è un'infiammazione di basso grado, veramente molto sottile, molto subdola, che però è un'infiammazione sistemica, ossia non è rivolta a un tessuto nello specifico, a un danno nello specifico, un danno tissutale o a un'infezione che abbiamo, ma è rivolta a tutto il corpo in generale ed è cronica. Cronica vuol dire che sta là, sempre lieve, quindi un'infiammazione di basso grado che, essendo subclinica, non posso rilevare in realtà né accorgendomene, cioè
posso toccarmi e vedere. Ecco, normalmente molto spesso si fa si fa l'esempio del toccare una persona e dire vedi si è infiammata, soprattutto nelle donne, no, nelle gambe, vedi si è infiammata. Ecco, questa non è l'infiammazione subclinica, io non la posso rilevare, ma non la posso rilevare neanche in un panel di analisi ematochimiche. Quindi banalmente è un'infiammazione così sottile che gli esami di laboratorio, anche gli esami della PCR, non sono così sensibili da poterla rilevare e rilevare una variazione di qualcosa. Quindi per l'appunto è subclinica ed è molto insidiosa, come capiamo. Quello che però ci stiamo accorgendo è che questa infiammazione crea dei danni, perché essendo un'infiammazione sistemica inizia a creare dei danni in maniera generica, sistemica per l'appunto, a tutto l'organismo, a diversi tessuti, danni che stanno alla base di tantissime problematiche. Perché questo? Perché in primis un'infiammazione del genere aumenta lo stress ossidativo, quindi aumenta tutti gli input dei radicali liberi, gli input di invecchiamento, gli input pro-ossidanti nel nostro corpo, e su questo magari dedicheremo un altro video perché è molto molto complesso e affascinante come argomento. Ma crea dei danni tessutali, per esempio danni endoteliari che aumentano il rischio di aterosclerosi, aumentano il rischio di incidenti cardiovascolari, aumentano la pressione ematica, quindi si vanno a riflettere su quelli che sono delle incidenze di rischio cardiovascolare. Abbiamo poi un peggioramento della sensibilità insulinica che a sua volta logicamente porta o può portare a un fattore di rischio che espone al diabete. Quindi come vedete tantissime patologie cronico-degenerative, quelle che affliggono un po' l'epoca moderna. L'infiammazione non è sicuramente la causa principale, però l'abbiamo riconosciuta come concausa. Ecco, qua vi ho aperto una certa parentesi che è molto importante. Noi siamo abituati a cercare di controllare il nostro status della salute attraverso un panel di analisi, no? Analisi di routine che normalmente si fanno, che sono quelle che conosciamo, quindi siamo molto preoccupati quando vediamo il colesterolo totale che tende a elevarsi o l'HDL che tende ad abbassarsi, o preoccupati quando vediamo la pressione ematica che tende a salire, e sicuramente facciamo bene, sicuramente fare delle analisi frequenti è molto importante, però dobbiamo capire che questi marker sono alcuni marker di rischio. Soprattutto non sono una condanna, ma sono dei marker di rischio che vanno sicuramente monitorati, sicuramente bisogna tenerli sotto controllo, ma in questo caso proprio specifico è positivo che si stia ponendo così tanta attenzione ai processi infiammatori e all'infiammazione in generale, perché l'infiammazione è un marker che non possiamo rilevare dalle analisi, è molto difficile da identificare, ma è una problematica che è molto più pericolosa, espone, è molto più di impatto sul rischio per esempio di salute cardiovascolare rispetto al colesterolo. Quindi ci preoccupiamo perché i trigliceridi sono alti o il colesterolo totale è alto, e sicuramente di nuovo facciamo bene, assolutamente lungi da me disincentivare questo comportamento, però l'infiammazione è un qualcosa che ha un impatto ancora maggiore, come detto, da un punto di vista sistemico su tantissime problematiche. Quindi in sostanza ho questa infiammazione, ho questo stato di infiammazione, è causata, da cosa viene causata? Da diversissime problematiche. In realtà è un po' una situazione in cui ci si trova, perché può essere causata da stress gastrointestinale, perché può essere causata appunto da stress ossidativo eccessivo, da uno stress generale psicofisico, da un disequilibrio, quindi una cattiva alimentazione in generale, un disequilibrio di omega 3 e omega 6. Quindi come posso intervenire? In realtà per intervenire devo semplicemente applicare delle regole di condotta che sono poi le stesse che mi causano l'infiammazione. Quindi paralmente noi non è che ci svegliamo con l'infiammazione, abbiamo così un giorno, cioè prendiamo un virus o qualcosa e c'è un'infiammazione subclinica, non è così che succede. Però determinati comportamenti, determinate pratiche alimentari, ecco, queste portano nel lungo periodo a sviluppare una situazione di infiammazione. E come detto, una causa molto importante dell'infiammazione, sempre con cause si parla, sia chiaro, però una con causa molto importante è lo stress psichico. E parliamoci chiaro, detto tra noi, chi non è stressato in questi giorni, no? Tutto un po' frenetico, dobbiamo fare di corsa, ecco qua per appunto oggi c'è la neve, quindi è un dramma anche soltanto andare a fare la spesa, uscire di casa, insomma lo stress è tanto, quindi sicuramente abbiamo un qualcosa che ci espone, che tendenzialmente ci rende molto più vulnerabili e molto più plausibile il fatto di ricadere in questo grado di infiammazione subclinica. Quindi Ludo, in sostanza, che cosa possiamo fare? Cosa posso fare per questa infiammazione? Ci sono delle regole in realtà molto semplici, regole insomma tra virgolette molto semplici di comportamento. In primis intervenire sul livello di BF, ossia di massa grassa, di body fat. Perché questo? Perché il tessuto adiposo va a produrre delle citochine pro-infiammatorie, quindi ha un'attività pro-infiammatoria. E questo in realtà da un punto di vista evoluzionistico ha perfettamente senso, perché nel momento in cui io sto mangiando tanto, quindi un periodo di abbondanza alimentare, prendo un po' più di grasso, ecco il momento in cui ha senso avere degli input pro-infiammatori, perché sono anche quel
piccolo tipo di stimolo che mi va a dare una sferzata al mio sistema immunitario. Uno di quei casi in cui è la dose a fare il bene, insomma, non vogliamo dire che l'infiammazione sia sbagliata, perché ricordiamo che è un processo di difesa del nostro organismo, e anche l'infiammazione sistemica e subclinica è un processo di difesa del nostro organismo. Di nuovo, se prendo piccole dosi di veneno mi vado a rafforzare. Il concetto è lo stesso: va a attivare in maniera positiva il sistema nervoso autonomo, shiftarlo in simpatico, va a dare una sferzata al sistema immunitario, un po' come la doccia fredda ha anche questo ruolo. Insomma, il quadro dell'infiammazione con la modulazione del sistema nervoso autonomo, con i livelli di grasso, con l'alimentazione che ho, quindi la selezione di alcuni ormoni come possono essere l'insulina piuttosto che il glucagone, c'è una correlazione molto molto forte. Magari l'approfondiremo in altri video, se vi interessa scrivetelo qua sotto nei commenti. Però detto questo, il grasso ha un'attività proinfiammatoria, quindi la prima regola: non eccedere col grasso. E già so che la maggior parte della popolazione che ha livelli di grasso tendenzialmente elevati probabilmente ha una situazione di infiammazione subclinica, e questo già mi fa capire quant'è importante questa infiammazione e quant'è diffusa in generale nella popolazione. Quindi questo come primo discorso. In secondo, lo stress ossidativo. Questo è molto interessante, perché lo stress ossidativo va ad attivare un processo di trascrizione, un fattore di trascrizione nelle cellule, che è l'NFKB, che ha un'attività proinfiammatoria. Ma noi, quando abbiamo parlato di infiammazione, abbiamo anche visto che l'infiammazione va a creare stress ossidativo. Quindi capiamo che se ho stress ossidativo incentivo e vado a sviluppare infiammazione subclinica, infiammazione subclinica aumenta e va a esacerbare lo stress ossidativo, ed è un po' una palla di neve che inizia a ingigantirsi. Quindi sicuramente intervenire sullo stress ossidativo. E per quanto riguarda lo stress ossidativo, l'integratore in generale che si sta scoprendo essere più efficace, e se vi interessa possiamo dedicarne un video, è la astaxantina. Quindi la astaxantina ha un impatto antiossidante molto molto interessante, molto molto spiccato, e può darci sicuramente una mano, e logicamente andare a inserire antiossidanti nella nostra alimentazione. Quindi generalmente la regola del mangiare tanta frutta, del mangiare tanta verdura, però nei periodi più stressanti, soprattutto da un punto di vista di attività fisica, in cui vogliamo andare a tamponare quello che è uno stress ossidativo, una liberazione dei radicali liberi che è normale avere e va benissimo, allora possiamo tamponare con la astaxantina, un integratore antiossidante veramente eccellente. Ora, altra regola è il bilancio tra omega 3 e omega 6. Ora, sia chiaro, come abbiamo detto che l'infiammazione non è in generale sbagliata, proprio omega 3 e omega 6 sono due fattori, due acidi grassi in generale, che hanno funzioni diametralmente opposte. Anche qua magari ci dedicheremo un video, però generalmente quello che so è che in questo caso specifico gli omega 6 hanno un'attività pro-infiammatoria, mentre gli omega 3 in questo caso hanno un'attività anti-infiammatoria. Questa attività è fondamentale che sia mantenuta in equilibrio, perché non voglio avere un eccesso di stimolo anti-infiammatorio che potrebbe portare a una depressione del sistema immunitario, ma d'altro canto quello che so è che nell'alimentazione tipica, per le fonti che utilizziamo, per i metodi di cottura, di processo degli alimenti, eccetera, è molto molto comune avere un eccesso di omega 6. Sono molto più comuni da trovare, e nel momento in cui troviamo sia omega 3 che omega 6, gli omega 6 sono sempre molti di più. Quindi in questo caso l'integrazione di omega 3 ci permette di dare un input antinfiammatorio, considerando sempre che come atleti, nel momento in cui ci si allena o nel momento in cui ci si espone comunque in generale allo stress della giornata, allo stress psicofisico, si ha un'attività, un input proinfiammatorio. Quindi la situazione moderna in generale, con i ritmi frenetici che ci sono, ci dà di per sé un input proinfiammatorio, quindi possiamo andare a tamponare in questo caso con gli omega 3, ricercando un rapporto con gli omega 6 1-1, che di nuovo normalmente o inseriamo molto pesce, lo cuciniamo al vapore, ma in questo caso rischieremo di avere un eccesso proteico, una monotonia alimentare, oppure comunque un'integrazione di omega 3 è sicuramente in questo caso consigliata nell'ordine di 1-2 grammi al giorno, quindi una due pasticche. In questo caso l'omega pro ha il vantaggio di essere molto molto ricco di EPA e DHA, che sono molecole attive che vogliamo. Ma di nuovo, magari dedicheremo un video agli omega 3 e agli omega 6, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, che ne parleremo molto volentieri. Altro fattore molto interessante è la salute gastrointestinale, la microflora gastrointestinale. Perché? Beh, innanzitutto perché produce essa stessa, quando è una microflora positiva, benefica, produce dei fattori antinfiammatori, quindi ci aiuta a tamponare in generale l'infiammazione sistemica. Ma c'è anche il discorso inverso, ossia nel momento in cui si instaura una microflora putrefattiva mi vado a esporre a situazioni di permeabilità intestinale, no? La famosa leaky gut, se ne è parlato molto spesso. Ecco, in questo caso banalmente dei batteri, dei patogeni possono entrare, attraversare l'intestino che è più permeabile, invadere il nostro organismo, e di nuovo vanno a creare delle situazioni pro-infiammatorie e situazioni di infiammazione in generale. Quindi sia da una parte che dall'altra voglio dare input alla mia microflora intestinale. Come farlo? Beh, innanzitutto con l'alimentazione, quindi inserire
inserire fibre, elementi prebiotici, non mangiare troppe proteine che tendono a dare un input putrefattivo a livello intestinale, quindi controllare l'intake proteico deve essere il giusto, non devono essere poche, ma devono essere il giusto, e in altra battuta inserire dei probiotici. Questo in primis tramite alimenti fermentati che sono difficili da trovare, nel consiglio è quello di farli a casa e magari inseriremo dei tutorial perché sono veramente buoni, i kimchi, il kefir di acqua o di latte, quanto piuttosto i crauti, i pickles, insomma tantissimi veramente che possono arricchire le nostre pietanze, le nostre insalate, le nostre portate principali, e poi inserire un probiotico ad ampio spettro al mattino come per esempio il Neoflor, che è più il completo della linea Yamamoto Research. Quindi in questo caso al mattino inserirlo, e questa è una pratica, quella dell'integrazione di probiotici sia attraverso fermentati sia attraverso integratori specifici, che deve essere fatta nel quotidiano perché la microflora si attecchisce con difficoltà, ma attecchisce, poi però deve essere continuata a incentivare, sennò si crea una selezione malefica, quindi non benefica, quindi devo continuare a incentivare con input pro e prebiotici. Altro consiglio poi nell'alimentazione è quella di evitare dei picchi glicemici. Picchi glicemici e picchi insulinici tendono non solo a creare danno endoteliale, ma sono dei fortissimi attivatori di una risposta pro-infiammatoria. Ricordiamo perché? Perché l'insulina viene attivata quando c'è un periodo di abbondanza, quindi in situazioni di abbondanza è perfettamente sensato che ci sia una risposta pro-infiammatoria. Purtroppo però la nostra abbondanza è nel quotidiano, anzi più che nel quotidiano, ad ogni singolo pasto, no? La persona media tende a mangiare molti zuccheri, mangia la Coca-Cola o le bevande gassate, o comunque prende soprattutto alimenti raffinati, quindi ha dei forti picchi glicemici e forti picchi insulinici. Di nuovo un altro indizio che ci va a dire che normalmente le persone hanno e vivono questa situazione di infiammazione subclinica. Quindi in questo caso sicuramente norme di alimentazione, di preferire sempre l'integrale, ecco, se sono uno sportivo posso permettermi di mangiare raffinato, soprattutto se mangio tantissimi carboidrati, però avere una base comunque di integrali, tanta frutta, tanta verdura, tante fibre, e cercare di modulare quindi la risposta glicemica. Anche di questo potremo parlare, integratori come dei GDA, come il nostro insulo minerre, sono veramente utili in questo caso per modulare il tutto, e abbiamo fatto un video in merito. E in ultimo ci sono alcuni elementi che hanno proprio di per sé un'attività antinfiammatoria, alcuni elementi, alcuni integratori. In primis lo zenzero, che sicuramente è un'ottima proprietà, potete prenderlo al sushi, no? Fatto in aceto, fermentato in aceto, oppure in alternativa potete andarlo a consumare in degli smoothie come arricchimento delle vostre pietanze, insomma è veramente molto molto versatile come spezia. E poi la curcuma. La curcuma ha il difetto, purtroppo nel momento in cui lo usiamo come spezia, che è molto poco biodisponibile, quindi in questo caso si deve ricorrere a delle formulazioni che aumentano la biodisponibilità, al punto che quando la usate come spezia l'input antinfiammatorio è praticamente nullo. Ma la curcuma è stata vista molto molto efficace, qua con il nostro curcuma stick abbiamo la garanzia di poter utilizzare una formulazione che ne migliora e ne aumenta e massimizza la biodisponibilità, e si è vista molto efficace non soltanto come input antinfiammatorio, e qua attenzione perché si è vista in alcuni casi andare a ridurre proprio un marker dell'infiammazione, che è la PCR, la proteina C-reattiva, che è un marker di un'infiammazione clinica, quindi va ad avere un input molto molto importante, a maggior ragione su un stato di infiammazione subclinica, ma è anche un fortissimo antiossidante, quindi vediamo che è un'azione un po' doppia, cioè interviene sull'infiammazione e interviene sullo stress ossidativo. Quindi nel caso in cui per le nostre pratiche del quotidiano, per il nostro stile di vita eccetera, sospettiamo di avere questa situazione di infiammazione subclinica, allora sicuramente come stack di integratori la curcuma dà un ottimo aiuto, curiamo il sistema gastrointestinale con l'eventuale aggiunta di probiotici, andiamo ad inserire degli omega 3, anche una o due pastiglie al giorno per bilanciare il rapporto con gli omega 6, e controlliamo anche la nostra alimentazione, via libera pesce grasso, cerchiamo di inserirlo al vapore, mi raccomando, perché così gli acidi grassi si preservano al meglio e non vengono danneggiati in cottura, e poi eventualmente inseriamo un antiossidante, ma mi raccomando, gli antiossidanti più potenti ce li abbiamo anche nella nostra scelta alimentare, quindi frutta, verdura a volontà. Questo è tutto ragazzi, qualsiasi domanda qua sotto, spero di avervi dato degli spunti interessanti, sarò ben lieto di rispondere, e noi ci vediamo al prossimo video.